Salve a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo appuntamento del lunedì con WWE Super. Ragazzi, abbiamo concluso questa Women's Giant Unleashed, abbiamo preso la seconda copia dell'Aya, signori. Abbiamo sbloccato anche la modalità eroica, che non vorrò portare avanti perché ormai ho concluso, sono contento così, stop. Anche che comunque come ricompensa non è che ci sia roba interessante, onestamente. Under the Giant, Ronin, non ci faccio niente. Mustafa Ali, non ci faccio niente neanche con quella SummerSlam. Ok, l'upgrade eroico sarebbe stato il top, ma non ci interessa fare 1.300.000. Oh mio Dio. Comunque, entrambe le copie ce l'abbiamo. Dobbiamo soltanto allenare la seconda live, perché la prima è già pronta. Quindi, combinabili BCE. Eccole qua, signori. Non possiamo ancora portarle comunque a prescindere a Pro, perché il gioco vuole che si concluda prima l'evento, prima di farla Pro. Quindi ragazzi, questa sera in live ore 22:30, anzi alle ore 23 quando concluderà l'evento, potremo fare finalmente la Pro di Alaya. E mancano 53 incontri e dobbiamo farli assolutamente, quindi stasera, entro stasera devo comunque finirli. E poi entro stasera, oggi è domenica, quindi ho ancora 2 giorni di tempo per finirli. Quindi vabbè, dico stasera ma entro domani sera, stasera per voi. Comunque vabbè, a parte tutto, ci sono comunque delle novità. Intanto, come vedete, ci sono le scelte del draft aumentate. Però ci dovrebbe essere anche un glitch. Lo stesso bug ci fu anche tempo fa, ovvero qua nella... Per esempio, sto facendo adesso la Royal Rumble femminile per allenare Alaya, appunto. Non c'è un level cap delle ricompense in draft board, ovvero io ho già sforato più di 100 carte. Ogni volta che te vai, vedi, sono a 136, se continuano ad accumulare 12 carte a volta. Questo perché il gioco calcola il doppio, quindi dovresti vincere 24 carte invece che 12. Però siccome hai già raggiunto level cap, quelle 12 non te le può dare, però ti dà comunque le 12 di bonus, e quindi continua ad andare avanti a pullare all'infinito. Comunque ci sono 48 ore di tempo per pullare il doppio in draft board, quindi io direi di approfittarne per pullare il più possibile in modo più gratuito, senza spendere anche troppi super gettoni. Oggi ho più di 130 carte, non andrò a spendere ovviamente super gettoni. Comunque ragazzi, piccole novità. Abbiamo visto l'altra sera in live insieme, non c'è stato ancora un aggiornamento, però penso forse che quest'oggi, che sto registrando domenica, quindi quando c'era questo video lunedì, potrebbe esserci già l'aggiornamento sullo store. Vedremo. Però abbiamo visto insieme che dalla bonus login hanno anticipato la Ring Domination del 22 e la Road to Glory, che non vedevamo perché stava già nel mese di ottobre. C'era questo giovedì qua, cominciava la Last Man Standing, invece è stata cancellata dalla Road di settembre, probabilmente ci sarà nel mese di ottobre, forse dopo Road to Glory, vedremo. Ed è stata anticipata la Ring Domination con Road to Glory. Questo perché sul sito ufficiale di Supercard, e anche su Twitter e anche sui social, è apparso questo video o immagine di qualcosa di arcano. Libri magici, potrebbe essere il tema del nuovo livello che arriverà appunto questo mercoledì 21 settembre. Aggiornamento nel pomeriggio, la sera del 21 ci saranno già queste nuove carte e sicuramente sarà un altro nuovo livello che ci accompagnerà fino alla fine di questa stagione, signori. Anche se dovesse concludersi prima la stagione, comunque non si concluderà fino alla fine di ottobre, quindi abbiamo tutto un altro mese e mezzo, quasi due di tempo per giocarcela. Quindi di solito viene sempre l'aggiornamento metà novembre, quindi c'è tempo. Comunque ragazzi, vediamo a noi. Intanto con l'allenamento delle due live siamo arrivati a, cioè abbiamo messo entrambe nel deck, questo è il livello complessivo al momento. Anche se dovessimo farle però, non credo di arrivare comunque forse al massimo. Forse sì, al massimo, non quel massimo che ci permette di sforare nel prossimo livello quando arriverà. Questo vedremo se riusciremo a farlo con l'altra sera in live. Abbiamo pullato comunque una carta Ronin importante, perché è donna e perché è speciale, ovvero Lita. Questa qui, Ronin Pro, potrebbe essere più forte di un'altra SummerSlam che abbiamo, e quindi potrebbe essere lei insieme a Laia Pro a farci arrivare al prossimo livello. Io al momento chiamo Arcano, a livello Arcanum. Quindi vedremo se si chiamerà così in un altro modo. Però comunque abbiamo anche lei da allenarci. Ora, prima di allenarla voglio comunque vedere se già con Alaya ce la faccio, altrimenti li metterò nel performance center e progrediremo. Per il momento però va bene così. E vabbè ragazzi, dai, fra 2 ore e mezza ci sarà anche la ricompensa vittoria del Team Battleground. Spero un'altra SummerSlam qua, perché non ce l'ho mai vinte. E niente, dai, cominciamo. Quest'oggi è domenica, quindi Pack Battle. Vediamo se vinciamo. Ah, aspetta, raga, tanto c'è anche qualcosa di fiero.
abbiamo dei pacchetti, diciamo che questi pacchetti arrivano sempre un po' in momenti particolari, e già che c'è questo pacchetto con carte legacy, non lo so, mi fa un po' storcere il naso, nel senso, perché mettono queste carte? Queste sono le carte della prima stagione, cioè questi sono pacchetti con carte che vanno dalla prima fino alla quarta stagione, no, anche quinta credo, cioè tutte quante le carte legacy. Serve probabilmente per riavere qualche stella che manca, non lo so. Queste sono le prime carte della prima stagione, le WrestleMania, le Survivor, bellissime, bellissime. Visto che l'altra sera in live abbiamo aperto anche il vecchio account della prima stagione, vi ho fatto vedere un po' di carte che avevo. Se avessi avuto quell'account lì adesso avrei avuto almeno 1000 carte in più probabilmente. Vabbè. Comunque, vediamo se possiamo vincere qua. Qui possiamo vincere delle action figure, vediamo un attimo. Vediamo se riusciamo a vincere qualcosa, dai. Raffa pacchetti, vabbè, fate obiettivo. Vediamo un po', dai. E Allena Ball Plus, rottura Slammania e 500 super giochi. Vabbè, dai. Vabbè, vabbè. Speravo qualcosa di meglio, però vabbè. Le pacchetti legacy non le mettono mai se non c'è qualcosa di particolare in giro. Non lo so. Boh, non lo so. Vabbè. Ad ogni modo, andiamo a prenderci anche il pacchettino qua gratuito. Male non fa. Ok, allora a questo punto, ragazzuoli, ci sarebbe sì da allenare a Lion Royal Rumble. Gli mancano una cinquantina di incontri. Io gli farei... Aspetta, voglio un attimo vedere se però, prima di fare comunque la cagata di allenarla, vediamo un attimo se stanno qua, perché il laboratorio... Vedi? Via. No, ci metto una carta a caso, guarda, mi interessa, ma Laia non ci deve stare assolutamente qua, eh. Non ci deve stare assolutamente, perché se no la pro non si fa prescindere, quindi niente, fuori. Ogni volta è così, una volta devo fare una pro importante, sta qua in King of the Ring e mi scordo sempre di toglierla, ogni volta non riesco mai a farla pro. Facciamoci comunque un incontro PvP, così faccio vedere anche il glitch, per chi non lo sapesse. Allora, per chi lo sapesse, comunque il gioco non ti permette di pullare, cioè di accumulare più di 50 carte alla volta. Però grazie a questo glitch adesso avremo altre 12 carte in più da pullare in draft board, quindi arriveremo a 153 se vinciamo questo incontro. E voglio vincerlo con Alaya facendo giocare tutti quanti gli incontri, perché sennò non avrebbe senso. Se me la desse anche di primo round, Dio bono. Alaya è entrata, ma quella è quella che non mi serve, quindi niente. La sacrifico. Lei è già al 100%. Quella abbiamo preso nella War Games. È pronta lei, è pronta ormai. Aspettare l'altra. E voilà, let's go. Vai, alleniamo. Come fare tutti gli incontri. Speriamo non ci battano adesso, cioè, girerebbe veramente le scatoline se adesso rivelasse. A parte una riga. Arriva invece. Voleva però, vedi. E guarda un po', 153. Glitchato alla perfezione. Quindi adesso peschiamo tutte quante, ce ne frega nulla. Vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa di buono. E poi ovviamente in questo modo ti dà un'opportunità maggiore di fare punti per la draft board esclusiva. Che l'altra sera in live abbiamo pullato. Cioè, Presma 38, Presma 38, Ronin. E poi è arrivata finalmente quella Lita, che male non è assolutamente. Però io vorrei una SummerSlam, preferibilmente donna, preferibilmente Charlotte. No, certo. Tra l'altro ho ancora bisogno di due carte Ronin. Cioè, sta per arrivare un nuovo livello, io non ho ancora fatto la collezione completa di quelle sei carte Ronin che permettono di prendere comunque una carta del tuo livello, cioè della carta SummerSlam. Mi manca Ted DiBiase e Waller, mi sembra, mi mancano. Sono due le carte che mi mancano da quella collezione. E se riesco a portarla a casa avrò comunque una freebie. E ultima carta. Ragazzi, di 153 carte non abbiamo trovato presente niente, però abbiamo fatto ben 4000 e più punti. Tutto into the dust, signori, abbiamo fatto un botto di roba. Obiettivo completato, spolveriamo, se lo fa 8000, quindi abbiamo sforato di oltre 2000. Quest'oggi andremo a pullare. Probabilmente non siamo in live, quindi non ci siete voi, quindi chiederemo all'assistente Google quale carta andare a pullare. Abbiamo ben 6 carte. Ehi Google,
Dimmi un numero da 1 a 6. Ecco un numero a caso, 2. Donna, sì. Ma presto il 38, non ci faccio niente. Via. Siamo praticamente già attorno alla metà. Quasi quasi me ne faccio un altro di pullato. Dai, 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 che 5 porta bene. Dai, facciamocene un'altra, sti cazzi. Zoom. E vai, di nuovo, signori. Proviamoci di nuovo, per l'ultima volta, dai. Ehi, Google. Un numero da 1 a 5. Ecco un numero a caso. 5. Ma io volevo lei. Devo fidare. Non mi... Sapevo, non mi devo fidare di lui. È la mia assistente, lei porta fortuna, non tu. Vabbè, niente da fare, ragazzuoli, riproveremo. Anche mancano 4 carte, almeno non trovo il supporto di me. Comunque, vabbè, in draft board ieri ho trovato comunque una carta SummerSlam. È questa qua. È un equipaggiamento che... fa un po' cagare perché è il paradenti che ti parte con l'abilità, però alla fine speriamo che questi altri 150 incontri ci diano due parametri buoni. Per il momento vabbè, questo è l'unico equipaggiamento che abbiamo di questo livello. Vedremo se riusciremo a trovarne altri nel frattempo. E niente, ci vediamo questa sera in live e poi vedremo quale sarà il prossimo aggiornamento che a breve arriverà su questo video. Ragazzoli, spero che vi sia piaciuto questo video, ci vediamo al prossimo, ciao a tutti ragazzi.